E la nostra avventura nei grandi oceani continua. Allora, Fere, quest'oggi dobbiamo fare davvero un botto di progressi perché la nostra Che succede? Vabbè. È un maledetto, lo fa apposta. Doveva salutare nel video. Sì, doveva farsi notare, ovvio. Allora, la prima cosa che avevamo promesso nell'ultima live che avremmo fatto è quello di espandere un bel po' la nostra zattera, perché non abbiamo abbastanza spazio. Cioè, non ci stiamo qua, raga. Non c'è niente da fare. Fere... hanno decapitato. La vedi la testa? Prima che cada. Sì, l'ho vista. Ma è una tristezza, Steph. Spaventino è andato. Povero Steph. Senti che difendi i gabbiani. Io ti ho detto che sono orribili. Comunque, cioè, sono già arrivati tutti a salutare. A parte Spaventino che ha salutato per l'ultima volta. Esatto, ha salutato in un modo brutto, però va bene. Dicevo. Quindi ci vogliamo un attimino espandere un bel po' la zattera, perché non c'è più spazio assolutamente, e quindi l'allarghiamo un bel po'. Certo. E mentre Fere inizierà a sistemare tutto lo nuovo spazio con un sacco di bella roba, io vado in quest'isolone dove siamo appena arrivati a prendere roba sott'acqua, roba lì sopra, eccetera eccetera. Vi ricordiamo che al momento la difficoltà maggiore la stiamo avendo con le foglie delle palme per creare le corde, eccetera eccetera, che serve per un botto di roba e non ne abbiamo mai a sufficienza. E infatti per ora non penso faremo il secondo piano come avevamo promesso, perché abbiamo notato che ci vogliono i pilastri. Però per fare i pilastri ci vogliono tante foglie, quindi no, penso... non servono le foglie. Sì, hanno i chiodi. I chiodi e quindi i rottami. Però sai, difficilissimo. Chiede due chiodi per pilastro. Probabilmente ci servirebbe mettere tipo 30 pilastri e sarebbe decisamente too much. Vabbè, dai, io direi per ora ci allarghiamo, poi magari faremo anche il secondo piano. Magari verrà più facile poi anche fare chiodi e cose così, man mano esatto, che diventiamo più veloci nella produzione. Cioè, girati. Guarda, e prima anche solo fare una cosettina di legno così ci costava un botto. Abbiamo bello. Fatto una zatterona villona. Allora, io direi di fare tutte le coltivazioni da quella parte, okay. No? Beh, Fere, puoi anche togliere tutto e rigestirlo, io ti lascio tutti i miei materiali, fai quello che vuoi. Va bene. Io vado a lavorare. Allora, okay, ho l'accetta, ho tutto, mi servirebbe magari mangiare al volo prima di andare. Fere ha preparato la griglia, raga, e quindi adesso possiamo mangiare questi pescioloni abnormi. Sono bellissimi. Che si possono mangiare 3 volte, abbiamo scoperto, e guardate quanto suonano. Davvero tantissimo, una bomba tantissimo. Fanno stracomodo, infatti spero di trovarne anche altri. Devo un attimino bere un po' di acqua, perfetto, così sono pieno in tutto e per tutto. E posso andare nell'isola a lavorare bello tranquillo. Pasqualino, vedi di lasciarmi in pace, non mi mozzica. E let's go. Ok, quindi Fere, mi raccomando, quando torno voglio vedere una zattera proprio di lusso. Ok, non però è che sei proprio... anche per fare i vasi di coltivazione ci vuole un botto. Non servono le corde però, vero? Sì. Davvero? 4 corde, 6 chiodi e un cardine, Steph. Ma i vasi di coltivazione quali? Quelli per i fiorellini o quelli per gli alberi? No, quelli per gli alberi, perché ho pensato, sì, se piantiamo almeno 3-4 alberi, non dico di fare adesso chissà quale piantagione, però abbiamo più foglie. Però costa, vabbè, vediamo un pochettino. Secondo me è un buon investimento. Io ti anche ho lasciato tutte le mie foglie lì a casa. E adesso sì, ovviamente ne sto facendo di nuove, perché posso rompere un po' di alberi. E qualche fogliettina comunque ce la facciamo. Abbiamo anche scoperto come si prendono le alghe, quindi fra poco ve lo farò vedere. Era abbastanza semplice, devo essere sincero, non siamo stati persone troppo astute. No, infatti, come sempre questo. A me, come sempre, bisogna ammetterlo. Ho trovato anche un po' di nananash. Perché? Buono l'ananas. Perché mi incarto sempre? Ma che ne so. Ah, per fortuna sono riuscita a fare tanti chiodi, perché avevamo tanti pezzi di rottami. Sì, quindi... ma non sprecarmeli tutti. Sì che te li spreco. Dai, Fere, sai quanto è faticoso prenderli sott'acqua? Cioè devi stare calma. Almeno un pochettino lasciali. Ah, vediamo. Devi sempre lasciare un po' di scorta di tutto, perché poi magari si rompe qualcosa di urgente ed è un casino. Ottime notizie. Ho trovato 2 bolt nella cassa che c'era qui sopra. Bello. Quindi... quello è raro, raga, è davvero difficile trovarne. Non serve sempre, però quando serve è difficile però averne. Però si può anche creare, quindi adesso io li metterò. Sì, però servono i minerali che si trovano qua sott'acqua e quindi comunque non è semplice. Sto facendo anche un bel po' di mango, che mi rende molto felice perché suama parecchio ed ha anche sete, quindi è davvero comodo. E lì sopra, raga, io non so come ci si può andare. Voi continuate a dirmi sempre, Steph, spamma il salto. Ma raga, anche se io spammo il salto non va lì, quindi non lo so. No, infatti. 2 belle angurie. Perfetto, qua un altro di mango. Quante foglie ho fatto in tutto questo? 14. Speravo un po' meglio. Francamente speravo Peccato. Un po' meglio. Però, sono pur sempre 14 foglie. Adesso sono 15, ora 17. Mi sembra comunque che le palme che danno cocco tendano a dare qualche foglia in più rispetto al mango. Ok. Perché quando te la dà mi sa che ne dà 2. Sì, ho capito. Ci sta.
Allora, okay, vediamo un allora, pochettino. Abbiamo semini in base. Sì, sì, che ne abbiamo. Cosa sì. facciamo? Ananas, anguria. Beh, Fere, l'ho detto, il cocco. Qual è il cocco? Cioè, il semi di palma. Ah, ok. Le cose sono due. O pensiamo a non dover più pescare. Vai a picchiare Pasqualino. No, va. Non ho niente. O pensiamo a non dover più pescare. Oppure dai, semi di palma. Semi di palma. Piantiamo tre belle palme. Vai. Opla. Che guardami. Che guarda, guarda l'isola. Oh, vabbè, una bella isola. Hai visto cosa sto facendo? Devi guardarmi. Guarda verso l'isola. Mi vedi? Cioè, ti sei arrampicato? Eh sì, però non riesco ad arrivare alla fine lo stesso. Però stavo io facendo Spider-Man. Io ho guardato dal tuo schermo e pensavo bastasse. Ok, ok. Ok. Allora, annaffiamo anche le nostre bellissime palme appena messe. Okay. Altre due foglie. Dai, siamo andati oltre 20 foglie. Non è male. Anche semi di palma ne ho fatto altre. Quindi ti dicevo, quanti vasi sei riuscito a fare per ora? Tre. Costa tanto. Più uno che abbiamo tanto. Già, giusto? No, altri due ne ho fatto. Ah, quindi tre okay. era con quella. Quindi che possiamo avevo... fare tre palme alla volta, che comunque ci danno un po' di foglie. Sì. Beh, sì, secondo sì, me sì. comunque. Non è male, dai, non è male. Esatto. Vediamo anche gli altri vasetti. Tipo con quello un po' più largo. Secondo te cosa si può fare col vaso di coltivazione? Secondo meglio? Me è tipo l'anguria. Non mi sembra. Piante più grandi, quindi suppongo anche anguria o robe del genere. Mi verrebbe no? da dirti che non ci serve. Se costa okay. corde, io non lo farei. No, rottami e asse. Beh. Secondo Beh. Me, però abbiamo finito i rottami perché ho fatto tutti i chiodi tutti. Per fare... Steph, costa! Anzi no, ne ho trovato altri 20 qua, non li avevo visti. Dai, allora a posto, facciamo anche gli altri. Ok, ma lasciane almeno 10. Facciamo... Raga, mi ignora completamente. Ascolta, io direi... Mm-hmm. Esatto, perché qua bisogna pensare a fare le cose bene. Di fare almeno Appunto. Un vaso, vediamo se è utile e poi eventualmente facciamo il secondo. Ok, allora D'accordo? Guardate per le alghe, bisogna andare in questa pianta specifica, avvicinarsi e premere E. Quindi, raga, era davvero davvero semplice. Però Ehi, bisognava notarlo. Mai Questa è una pietra. Non riconosco mai la differenza tra la pietra e il ferro. A noi serve soltanto il ferro, le pietre non ci servono. Quindi ogni volta sono un po' sad quando sbaglio. Sabbia, ci prendiamo già un rotame che fare la finita. Che succede? Sto morendo di fame. Non morire di fame. No, ho lasciato qualcosa a terra perché ho finito. Cavolo, ma non c'è nulla da mangiare. Oh cavolo, sono morta. Questo lo posso buttare che non ci serve. Questo lo posso buttare che non ci serve. Mangio. E posso recuperare tutta questa bella. Mangio però. Però due raga, non crude, sono proprio furbo. Sono disperata. Non sono proprio furbo. Ok, quindi così abbiamo fatto. Adesso prendo altre alghe che a Fere servono, vero? Sì. Ok. Allora, volevo vedere. Ci pensa okay, Steph. Ok. Ho appena piantato le angurie, Steph. Davvero? Sì. Quindi fa? Sì. Ma te ne fa piantare una alla volta o di più? Due? Beh, dai, non è neanche male allora. No, non è male. Beh, perché comunque secondo me più frutta noi facciamo, meno abbiamo bisogno di pescare. Esatto. Meno peschiamo, meno spacchiamo canne da pesca che comunque costano tantissime corde. Proprio esatto, tante. Io non capisco però quando le alghe le posso prendere o quando risultano già prese. Questo ancora non mi è ben chiaro, ma non è un problema. Questo dovrebbe essere del rame. Fere, ci serve molto il rame? Te lo chiedo ogni volta, però ogni volta mi ridimentico. Sinceramente sì, perché poi ho visto che i lingotti di rame ci servono parecchio. Anche perché poi voglio iniziare a fare okay. Tipo il ricevitore. Sì, assolutamente. Per vedere se riusciamo a beccare dei segnali. Quello secondo me porta qualche progressi posto... grossi del gioco. Esatto, qualche posto particolare, quindi sì, prendi. Però c'è, c'è tanti, ne abbiamo già tanti a casa, no? Non molto secondo me. Davvero? Rame. Fammi vedere 8. Cioè perlomeno qui sono 8. Sì, sì, non ne vedo altri. Non è un granché. Steph, una domanda. Se sì. io rimuovo i due vasettini piccoli che abbiamo, le piante si tolgono, vero? Penso di sì. Allora aspetto che crescano, no dai. Ok. Non è che sia un grosso problema. Dovrei togliere tutto secondo te. Se le voglio spostare. Penso di sì. Sarebbe un po' un disastro. Penso di sì. Penso che sia come Minecraft in quello. Che noia. Lo so. Allora, via sott'acqua di nuovo. Senza boccale e tutto, raga, è troppo faticoso. Infatti Fere fa fare il lavoraccio sporco a me. Però dai, mi diverto, quindi va bene. Allora, cosa abbiamo qua da prendere? Un po' di alghe ancora, ok. Qua c'è un sacco di cose. Questa qua dovrebbe essere l'argilla. Direi okay. che la vado a prendere, che ci serve. Anche se ormai mi sa che ci riservano un botto di rotami. Perché Fere li ha sprecati tutti. Non è vero? È vero? No, ne sono avanzati, Steph. Non okay. ne ho fatte così tante, non rompo. Ok. Volevo fare anche dei muretti. Mm-hmm. Tipo i muretti, le finestre, le porte. Per iniziare anche a chiuderla questa zattera. Però ma dici? Costicchia tutto, Steph. Il problema è che costicchia tutto. Perché comunque la porta poi mi richiede dei chiodi. Fere, sta arrivando una tempesta. Oh no. Già. Oh no. Una tempestona, Fere. Perché? Non lo so.
Brutto tempo in arrivo. Eccomi però. Ok. Almeno una bella notizia, no? Sì, più o meno. Se hai portato belle cose è una bella notizia, beh, se no no. Beh, secondo me sì. Allora, okay, vuoi l'elenco della spesa? Sì, assolutamente sì. Allora, ho portato 7 alghe e siamo arrivati a 9 alghe. Ok. Bella roba. Sì. Poi siamo arrivati a 11 di sabbia. Bella roba. Ok. Ok. 3 di rame in più e siamo arrivati ad 11 di rame. Ok. Ok. Benissimo. La stiamo conquistando. 5 nuovi rotami, 2 di bolt, 2 corde, che quindi abbiamo risparmiato un pochettino di fogliette, un ananas, 2 angurie, dai, un po' dai, di bene, semini. Bene, bene, bene. E un po' di foglie. E anche un bel po' di mananas, va bene. Ma perché metto la M su tutto oggi? Non lo so, Steph, non sai parlare. Non lo sai so, parlare. Questo lo sapevo già, questo lo sapevo già. Lo allora, sapevo mettiamo anche l'ananas, così qua siamo a posto. Poi deposito anche i vari semini. Siamo a 15 semi di palma che fanno stracomodo. Mettiamo anche questi qua. Perfetto. E all'incirca mi sa che ho fatto. Ok, Steph, vieni a vedere. Ok. Ci sono le angurie piccoline che stanno crescendo. Ma sono troppo belline. Sono troppo belline. Hai fatto un bel lavoro però. Più o meno. Volevo anche chiudere, tipo questa parte e farla chiusa. Però il problema, sai cosa? È che se... Volevo dire che Pasquale ti mozzica le cose, quindi servono le porte. Capisci? Per uscire fuori a riparare. Che vuoi fare? Questo è troppo bellino. Però costa un botto. Fammi vedere. 2 di corda botta. È too much. Ma perché costa tutto così? E quello solo in legno? Il recintino in legno? Questo? È solo in legno. Non ci dovrebbe volere. Provo? Solo asse, sì. Guarda. Allora. Tipo qua. Ok. Vado? Sì, vedi lì? Esatto. Carino. Potresti fare poi... Ma stiamo facendo lo stesso? Il mio mi sa che è più carino, guarda. È più carino, no? Io non ce l'ho quello. Sì. Si chiama mezza parete di legno, mi pare. Ah, ma stai facendo la... No, io stavo facendo il recintino, Steph. E non è più bellina la mezza parete? No, è più bellina il recintino. Ok, allora ti do una mano con il recintino. Vabbè, facciamo solo questo lato, perché poi ripeto... Beh, non devi chiudere tutto perché altrimenti non puoi prendere le palme in modo comodo. È per quello che poi io volevo fare le porte, anche per poi uscire fuori. Vedi che noi stiamo lasciando un blocco di avanzo per Pasqualino. Mm-hmm. E ovviamente se fai delle porte non puoi uscire fuori, quindi volevo fare... Capito? Cioè le mura, le porte, vabbè, stai capito, basta. Non ho più di spiegare perché spiego sempre malissimo. Basta, finito così, lasciamo così. Ok, va bene. Che comunque è carino, dai. Fere, dimmi. Possiamo dormire magari così passa sta tempesta terribile? Sì, spero. Dai, su, ma che cavolo è sta roba? Dimmi che è passata. Sì, Steph, proprio passata. Guarda gli angurione. Beh, anche raccogli le palmone. Ma è normale, bello, che una non è cresciuta, ti sei dimenticata di innaffiarla, vero? Sì. No, ho innaffiato tutto. No, una palma non l'hai innaffiata. No, e si vede, ho Fere. Tutto. Fere, fidati, non l'hai innaffiata. Sì che ho innaffiato. Vabbè, l'hai innaffiata. Bugiardo. Tu sei bugiarda. Allora, avevamo altri semini. Perché dormo sempre per sbaglio? Bevi acqua dolce. Ricarica l'acqua dolce. Perfetto. Da che succede? Da pochi semini. Ma che cosa? La palma? No, l'anguria. Tipo, su due angurie me ne ha dato solo uno. Quindi io dovrei risprecare un'anguria per ripiantarla. Ok, ok. Capito? Ok, sì. Sì, sì, sì. Anzi, sì, non la posso neanche ripiantare. Mi dispiace. Va bene. Allora, ma che dici? Ci creiamo la vela? Ci stanno sempre chiedendo di Bruzzo, sì, i consolini. Secondo, sì, me gliela dobbiamo dare. Cioè, bisogna comunque accontentare anche loro. Eh certo. Perché l'avventura è di entrambi. E quindi bisogna... Di tutti noi, non di entrambi. È di entrambi, di nel senso noi più consolini. Ananas. Allora, dove la metto? Proprio al centro, centrissimo? Al centro. Tipo... Tanto qui sì, ma le che vado così? Spostiamo tutto. Sì. Ok. Un po' storta, non la potevi togliere. Mm-hmm. Non è storta. No, va bene, dai, va bene. È bella. Non so perché. È bellissima. Ok. Sto rinaffiando le piante perché altrimenti qua non cresce nulla. Allora, raga, adesso la cosa importante è vedere verso dove sono i detriti, in modo tale da riandare verso una zona di detriti, perché altrimenti noi diventiamo completamente poveri. Esatto. E noi non vogliamo diventare completamente poveri. Ah, stavo dicendo, ma perché la barca non va? Magari perché c'è l'ancora, Steph. Magari, forse, magari. Quanto sono furbo ogni tanto. Ok, era arrivato il gabbiano. Ho preso in mano la lancia ed era già scappato. Ha capito subito. Per me ha di nuovo distrutto totalmente il nostro spaventino. E butto giù gli alberi, sì? Quali alberi? Sì, sì, se sono pronti, sì, Steph, io quali alberi? Sai cos'è la rottura? Che tu tagli gli alberi per fare foglie. Per fare però, per tagliare gli alberi però, ti servono le corde dell'ascia.
Ok. It's not so worth. È tutto complesso. È tutto un gira-gira. Certo. Cioè, per carità, ci facciamo del cocco, che è davvero utile a livello di alimento, perché fa stracomodo. Però, insomma, non sono felicissimo. Pianta qualcosa. Allora, pianta qualcosa, quindi... dici tu. Sì. Così annaffio, vai. Allora, sì, ok. Un attimino addormentato. Pensavo mi stessi chiedendo di mettere l'acqua io che avevi piantato no, tu. No, perché allora, pensavo che le altre piantine avessero bisogno di più acqua. Quindi ho preso un bicchiere in più, non ho sete e vai. Non la posso sprecare, capito? Fatto? Sì, a posto, sì. Ok, ridepozito questo. Poi, negli alimenti di frutta vado a mettere anche questi altri 5 di cocco. Così abbiamo 19 di cocco di scorta nel caso in cui c'è un'emergenza cibo sete. Okay. Che secondo me fanno stracomodo. Anche se comunque ti devo dire, con i pesci grandi che li puoi mangiare 3 volte, ti sfamano così tanto, va molto molto meglio con la fama. Proprio sì, tanto Sì, cioè, ce la stiamo gestendo bene. Sei molto più rilassato, bene. Sì. Esatto. Infatti adesso guarda, il problema sono diventate le foglie, francamente. Non vedo tanti altri problemi. Adesso raccogliamo tutto qua. La plastica ne facciamo davvero un botto, perché è pieno zeppo nell'oceano. E direi comunque che stiamo andando bene. Nel senso, sì, anche oggi progressi. Hai messo a cuocere le alghe? No, ora lo faccio. Secondo me c'è conviene, perché qua. Ci vuole un sacco. Le ho prese io? Come funziona? Volevo vedere come funziona. Le devi mettere. Ma dove? Non te le fa mettere. Mi fa premere. Ah, devo averle in mano? Suppongo di sì. Ok, quindi faccio così. Metti alga, metti le assi, un po' come tutta la griglia. Ah. E le cuoce. Che figo. Bellino, sì. Molto figo. Maledetto. Ok che li devo spostare sti vasini, ma ho detto aspettiamo che crescano le piante. Non e invece vengano, è il cibo per il gabbiano. Perché voglio fare tutta qua quest'altro, la qua quest'altro. Vigliacco. No, vigliacco. Cioè, non ci danno pace. Pasqualino maledetto. Non ci danno pace. Ok, qua con la tempesta, raga, non si vede una ceppa. Non capisco neanche se siamo in un buon assetto per i detriti, però ce la stiamo cavando. Quindi, facendo un recap, abbiamo creato la zona piantagione grandissima, mettendo pure un bel recinto. Ovviamente ne aggiungeremo altre 2 certo. minimo, in modo tale da avere un bel po' di foglie farmabili. Dopodiché abbiamo aggiunto la vela come ci avete chiesto. Abbiamo aggiunto la griglia grande per fare i pescioloni giganteschi. Abbiamo imparato come prendere le alghe e ne abbiamo parecchie. E guardate, raccogli tralcio appiccicoso, che questo ci serve per craftare un sacco di roba avanzata. Quindi direi un sacco di bei progressi. C'è una bella barca lì alla destra che vado al volo a prendere. E poi okay. ci fermiamo. Ok. Nuota. Ma sei sicuro di voler andare con questa tempesta? Nuota. Non è una bella lo cosa. Lo so fare. Non è bella. Sono un eroe. Mangio anche mango mentre nuoto. Oh, prossima cosa che ci facciamo, sai qual è, Steph? Vai. I letti belli. No. Dai, voglio i letti Aia. Belli. Pasqualino. In ogni caso, qua sotto compariranno dei video. Faccio l'outro mentre prendo le cose, mentre nuoto in modo eroico con Pasqualino dietro che mi morsica nel sedere. Lo vedo, lo sono... vedo. Aia. Ho fatto sto lancio per riuscire a prenderti. Dovevi vedere com'è volato, Steph. Oh, mamma Però mia. Non si dovrebbe divertire mentre vengo mozzicato. Ma vabbè, la conosciamo tutti. Sono riuscita. Oh mio Dio, sta scappando la barca. Quindi qua sotto compariranno altri video. Supportate se riescendo tantissimi likes. Iscrivetevi se non avete ancora fatto e cliccate la campanellina. E ci fermiamo così.